Pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui come tutti i pomeriggi, come ogni giorno su Teleprima, puntualissimi alle 18:30 per tenervi in primis compagnia, ma soprattutto per parlare di tutto ciò che è successo nelle ultime 24 ore nel mondo dello spettacolo, nella vita quotidiana con tante novità, confessioni da parte dei VIP, nuovi amori e intrallazzi che a noi piacciono tantissimo. Al mio fianco, come sempre, Elvira Vigliano. Ciao Elvi. Ciao Alessia, ben ritrovata. Oggi un sacco di Sì. argomenti e anche oggi, un po' come ieri, metteremo al loro posto dei tasselli che avevamo lasciato un po' in sospeso nelle scorse puntate. Quindi tutto torna al proprio Sì, posto. anche perché insomma ci vuole un po' di tempo, però poi dopo tutti i nodi vengono al pettine e si scoprono un po' di dettagli che magari, sai, ad un occhio poco attento possono sfuggire. Insomma, mai dire, ah, poveretto, starà soffrendo dopo la fine di un amore. Ebbene, no, mai, perché in realtà la vita va avanti sempre per tutti e per entrambe le parti, ma ne parleremo tra un po'. Iniziamo subito con una delle novità della settimana, poiché abbiamo detto che in questo periodo tantissimi VIP stanno riscoprendo una vena Sì. imprenditoriale. Tant'è vero che tantissimi stanno creando le proprie collezioni di costumi. Vediamo le stesse sorelle Rodriguez con ben tre cambi di costume da parte di Ceci quando ha Andata fatto la all'isola. sorpresa al suo amato Ignazio nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, proprio per promuovere la sua solita linea di costumi. Veramente tantissime star tra influencer, la stessa Kim Kardashian con questa linea fluo, ne stanno veramente pensando di ogni, però effettivamente una caffetteria ancora nessuno ci aveva pensato. Ovviamente la brillante idea a chi è venuta? A Chiara Ferragni. Non avevamo dubbi su questo, è come se anticipasse un pochino tutte le mode, forse per questa sua duplice cittadinanza, essendo un po' americana, vive anche questo, per adozione, insomma, vive anche questa particolarità in modo diverso, è come se avesse inglobato alcuni dei dettagli della vita frenetica di Los Angeles e poi da lì, insomma, cerca di portarli in Italia. E queste idee funzionano, quindi tanto di cappello. Le sue idee, dobbiamo dire, funzionano tutte, a partire dalla linea di abbigliamento, poi quella anche per i neonati, ma anche le linee dei gioielli insieme alla sorella. Veramente ogni cosa che tocca diventa oro. Questa idea è molto particolare perché un temporary caffè, possiamo dire, in collaborazione con un notissimo marchio, produttore, possiamo dire, non solo di caffè, ma anche di famose capsule. Infatti sarà un concept molto particolare che avrà ovviamente ovunque il logo di Chiara Ferragni, anche sulla spuma dei cappuccini, Sì. come possiamo vedere anche in grafica, molto molto curato, immagine e somiglianza della nota influencer, tutto rosa, molto romantico, con dei fiori, ovviamente super instagrammabile, perché quella è la cosa fondamentale anche per farsi pubblicità. E la particolarità appunto che sarà aperto quasi H24 perché dalla mattina fino a mezzanotte rispettando il nuovo orario di coprifuoco, quindi pranzo, cena, colazione, non solo caffè, ma durerà soltanto 45 giorni. È un'idea che credo possa non soltanto essere utile a Chiara per portare avanti il suo business, però permetterà, anche se per breve tempo, di rilanciare un pochino il settore commerciale, che è stato un pochino fortemente toccato dalla pandemia. Certo è che forse questa data dei 45 giorni, anche per vedere come potrà andare, da questo punto di vista rischia però mai troppo, e quindi magari dare questa data di scadenza prima del lancio ufficiale farà creare anche un po' di maggiore interesse, perché magari trovandosi in questo temporary caffè qualcuno magari chiederà di poterlo tenere aperto di più. Insomma, sono tutte strategie che Chiara conosce bene e che sicuramente fanno sì che lei possa essere una vera e propria imprenditrice.
E soprattutto secondo me ci sarà una vera e propria corsa per accaparrarsi un tavolo, visto che al centro di Milano, in Piazza del Carmine, e per fare una foto magari sperando di beccare anche qualche personaggio famoso, o la stessa Chiara Ferragni che proprio è stata protagonista di uno shooting ieri, quindi il giorno prima dell'apertura, visto che poi aperto da oggi. Fatto sta che l'ennesima operazione veramente di marketing clamorosa da parte di Chiara Ferragni, che poi è impegnata su tantissimi fronti, non solo ha rilevato le quote del marchio Tod's, quindi cosa importantissima quando sta andando avanti con la sua linea di abbigliamento, e poi questa sera, questa notte a mezzanotte la deadline, perché finalmente uscirà il pezzo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Sì, siamo in attesa, anche perché insomma in entrambi i casi si parla di due persone che si sono fatte da sole. E devo dire che questo dettaglio non è da trascurare. Fatto sta che insomma in entrambi i casi hanno un obiettivo e se ne fissano sempre di nuovi, poi magari man mano che la famiglia si allarga, e devo dire che non fanno mancare niente poi ai loro figli, al di là insomma del lato economico che sicuramente viene preso in considerazione, però insomma sono dei genitori quasi modello, perché sono giovanissimi, però insomma riescono a ritagliarsi il tempo giusto per portare avanti la carriera e poi per essere dei genitori. Poi cosa che mi piace molto, non si accomodano su ciò che hanno, sarebbe facile vivere di rendita, perché credo che tranquillamente potrebbero farlo, invece si mettono sempre in gioco con nuovi progetti editoriali, fanno tanta beneficenza, ne parliamo sempre. La stessa Chiara Ferragni cerca sempre un'idea innovativa per rilanciare la città, per rilanciare, come hai detto giustamente tu, anche l'economia in questo momento così difficile, magari con un concept diverso, un'idea diversa, rilanciando ovviamente anche i marchi con cui collabora, ed è una cosa molto molto importante, visto che il marchio si è affidato sempre a personaggi molto importanti, penso ad esempio a George Clooney, testimonial di numerose pubblicità appunto del marchio, quindi danno una mano importante non solo ovviamente a se stessi, facendolo comunque sempre nella maniera più pulita in assoluto, ma anche all'economia milanese in questo caso, ma italiana. Sì, e forse è proprio questa caratteristica che fa sì che vengano amati, perché vivono la vita proprio appiena, a 360 gradi. Come hai detto tu, non si fermano davanti magari a un successo, che può essere di una canzone o di un determinato brand, ma soprattutto non si fermano davanti alle polemiche, se le fanno scivolare addosso, ed è invidiabile, perché insomma non si può tenere sempre alta la propria autostima nel corso della vita, ci sono momenti in cui sai un po' ci si sente abbattuti, e invece loro riescono, supportandosi a vicenda, ad avere sempre nuove idee che poi hanno successo. È vero, anche se qualche polemica ovviamente c'è stata, non manca mai, sul prezzo appunto dei vari caffè in particolar modo, anche se ripetiamo il locale è molto curato, così come il servizio molto attento, la location è bellissima ed ogni caffè riprende i loghi della Ferragni con dei colori particolari, quindi assolutamente non credo che costi un euro, no. Però ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte, anche tutta questa attenzione poi un po' si fa pagare, non ci sono pervenuti i prezzi, però non credo che potremmo andarci a prendere un caffè a Milano, perché ci verrebbe a fare un occhio della testa, però insomma sicuramente riusciremo a capire, perché non credo che mancheranno storie a partire dalla giornata di oggi, quindi insomma riusciremo anche magari a beccare qualcuno che ci fornirà uno scontrino e capiremo quanto effettivamente si fa. Sì, ho un po' di amici e amiche a Milano, magari sai li sguinzaglio, tanto sicuramente andranno per fare una foto, certo, e prenderanno un caffè. Quindi vedremo anche un po' questa situazione. Cambiamo argomento, poiché parliamo di un personaggio molto importante della televisione, molto molto noto, un conduttore anche, perché attore anche di teatro, di cinema, un imitatore, un comico, è veramente molto versatile e istrionico, ma che fa parte di quella scuderia di persone che fanno divertire e lo fanno in maniera pulita, senza mai essere trash, e veramente essendo sempre leggeri e molto divertenti. È Max Giusti che si è raccontato in una bellissima intervista, perché è stato anche in questo caso
caso molto simpatico, non polemico, al giorno d'oggi è molto difficile, ne abbiamo parlato anche nella puntata di ieri, ha lanciato anche tanti spunti tra passato e presente, partendo appunto dai luoghi che lo hanno accompagnato nell'adolescenza, quindi in questa periferia di Roma che ritroviamo poi un po' in tutti i racconti delle varie star. E periferia sicuramente non facile, che gli ha dato modo di compiere delle scelte sin da ragazzino, per fortuna ha scelto sempre la strada giusta, ma sarebbe stato anche possibile scegliere quella sbagliata. E poi la grande passione ovviamente per il cinema, per il teatro e anche per la TV, perché ha detto: è vero, il teatro è bellissimo, ti dà modo di esprimerti e di avere un contatto con il pubblico diverso, ma la televisione è un'altra cosa, ti fa divertire come non mai. Sì, la cosa più bella è che lui non ha mai dimenticato le sue origini, lo si vede anche da come insomma si pone nei confronti delle persone. Di solito, sai, quando si lavora in televisione, per la maggior parte delle persone, di quello che abbiamo visto, gli influencer si pongono sempre su un piedistallo, quindi un po' creano una distanza con il pubblico. Invece lui, come poi molti della scuola dello stesso Gigi Proietti, insomma, mantengono questo legame con il popolo, diciamo, in termini proprio popolari. Fatto sta che, insomma, questo modo di anche concepire lo spettacolo credo che ormai si stia un pochino perdendo, perché tutti puntano magari a diventare famosi in poco tempo, quando in realtà magari una rappresentazione teatrale o costruire passo dopo passo la propria carriera, magari avendo anche un pochino di pazienza, perché insomma è difficile rimanere sempre alle vette della notorietà, però riescono comunque a non dimenticare le proprie passioni. Fatto del teatro, insomma, soprattutto in questo periodo c'è stato proprio un disagio totale creato dalla pandemia. Piano piano tutto sta ripartendo e la televisione rappresenta, forse proprio per Max Giusti, un altro punto di partenza. È vero, un altro punto di partenza che lui poi ricorda sempre con grande piacere, ha raccontato anche il reale punto di partenza, quindi le imitazioni che gli hanno dato immensa fortuna. Ha detto che la prima è stata quella di Diego Abatantuone, ed aveva soltanto 13 anni, tant'è vero che ha iniziato a parlare come lui per mesi e nessuno lo sopportava più neanche a casa. Poi l'esperienza di quelli che il calcio, che gli ha permesso comunque di focalizzarsi bene sui suoi obiettivi, ed è veramente fantastico perché ha fatto una serie di imitazioni, poi ovviamente bravissimi anche i truccatori, perché anche il loro lavoro è molto importante quando si fa un'imitazione, non solo tutto ciò che c'è dietro ovviamente alla preparazione, allo studio di un personaggio, perché ci vuole tantissimo tempo. E poi ha parlato anche delle sue ambizioni future, l'abbiamo visto al cinema, lo rivedremo sicuramente in televisione, perché no, ne abbiamo parlato ieri, io lo vedrei bene a condurre anche un suo show, magari proprio istrionico, perché sa cantare, sa ballare, l'abbiamo visto in tantissimi programmi, quindi perché no? Sì, diciamo che le possibilità ci sono, però dipende anche dal momento che sta vivendo Max Giusti, perché a volte, sai, soprattutto in queste situazioni risulta difficile trovare il proprio posto, si vogliono fare tante cose, però non si è fortunati come Chiara Ferragni, che qualsiasi idea ha successo. Quindi nel caso di Max Giusti sicuramente non mancheranno le proposte, però chissà, insomma, magari potrà sostituire, sentendo le parole di Pippo Baudo, lo stesso Carlo Conti, quindi chissà. Molto molto probabile effettivamente. Nota carina, ha parlato anche del suo lato sentimentale, ha detto che è sposato con una donna bellissima, anche molto diversa da lui, che è chic, parla in maniera forbita, lui invece, l'abbiamo detto, è più verace, più ruspante. Però quando era ragazzino, oltre che a fare le imitazioni, stranamente, perché non si direbbe, era anche molto timido e ci metteva un bel po' a rivelare il suo amore per una ragazza, tant'è vero che alle scuole medie era innamorato di una sua compagna di classe e dopo anni è riuscito a dichiararsi. La ragazza però, scocciata, ha detto: guarda Max, tu in realtà mi piacevi, però sono passati troppi anni e quindi mi sono innamorata di un altro. Classicone anche per i VIP, insomma. Non si direbbe che è timido, però forse questa sua timidezza gli ha permesso anche di nascondersi tra virgolette dietro uno schermo, e capisco anche la differenza che ha fatto con il teatro, perché insomma lì devi trovarti sempre con un pubblico che ti osserva, invece magari con la televisione immagini che ci sia il pubblico ma non lo vedi. In amore diciamo che è anche difficile lasciarsi andare, perché poi
insomma. Avere la paura di essere rifiutati ti frena anche un pochino e poi è difficile anche per gli uomini dire effettivamente cosa provano, perché ritorniamo poi al tema della vulnerabilità, della sensibilità, quindi insomma ci sono tante dinamiche che devono essere messe in conto, però insomma fortunatamente ha trovato il suo equilibrio. È vero, anche perché noi donne in questo magari siamo un po' più fortunate, almeno un tempo, perché il primo passo lo facevano sempre gli uomini, quindi almeno abbiamo un pensiero in meno. Ora, vabbè, la società, lo diciamo sempre, è cambiata, quindi neanche più questo privilegio abbiamo molto spesso. Sì, purtroppo sì, però insomma è anche il motivo per il quale le donne chiedono questa parità dei sessi, cercare anche di limitare quelli che sono anche i disagi dei ragazzi nell'approcciare poi ad una ragazza, perché i tempi cambiano ed effettivamente insomma i ragazzi si trovano anche in difficoltà nell'approcciare magari a delle donne impegnate e impegnative, quindi è sicuramente un fattore da tenere in considerazione. Noi intanto ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, perché dobbiamo parlare ancora di scoop, ancora d'amore e anche di qualche consapevolezza ritrovata che fa sempre bene al giorno d'oggi. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui dopo una brevissima pausa pubblicitaria, siamo pronti per affrontare i nostri prossimi due argomenti. Ovviamente l'argomento amore ci vuole sempre, certo. Anche perché abbiamo parlato di progetti imprenditoriali, di bilanci di vita per così dire, però un po' di inciucetto ci vuole sempre, certo. Ce lo piazziamo in ogni puntata, perché poi è il vero gossip. Torniamo un attimo indietro per chi ci ha seguito, ma ci potete anche recuperare ovviamente su Facebook, sui nostri social, in replica durante la settimana o sul nostro canale YouTube, quindi non avete scuse. Sicuramente ricorderete che nei giorni scorsi abbiamo parlato di Kim Kardashian. Ebbene sì, perché la sua storia con Kanye West è finita da tempo, è stata anche una separazione abbastanza conflittuale, dolorosa per problemi comportamentali appunto del marito, veramente tantissimi problemi anche per la gestione della stessa separazione, e noi ovviamente da ingenue e romantiche stavamo pensando, no, staranno soffrendo, sai, con gli avvocati, cercando di risolvere un po' queste situazioni. Ed invece Kim Kardashian, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, ha già voltato pagina. Ovviamente il ramo musicale resta lo stesso, l'abbiamo visto anche ieri con Taylor Mega, sì. Quindi più o meno le propensioni sono quelle. E sembrerebbe infatti che si sia avvicinata nell'ultimo periodo sia ad un imprenditore americano, ma soprattutto a Drake, e ha avuto anche la nostra benedizione, sì. Perché ci piace, quindi brava Kim. E lì stavamo pensando, il povero Kanye West, chissà cosa starà facendo, sarà in un angolino della sua mega villa, sì. A piangere, una volta in piscina, una volta alla spa, una volta sul campo da golf, quindi un po' situazioni pesanti. Ed invece sembra proprio, cara Elvira, che anche lui si sia consolato, e fin troppo bene, oserei dire. Sì, la mia paura è come gestirà poi queste sue caratteristiche, perché insomma essere bipolare e insomma anche cercare di andare avanti dopo le pesanti accuse di Kim risulta difficile voltare pagina, e invece a quanto pare ha trovato qualcuno che è pronto a sopportarlo, ecco. Eh sì, perché Kanye è stato paparazzato in Provenza con una persona molto molto nota, oltre a essere credo una delle donne più belle al mondo, una top model nota anche per i suoi flirt con personaggi abbastanza ingombranti e scomodi, e parliamo di Rina Shayk.
Ti piace Shaikh come... Ok, va bene così. La chiameremo Irina per noi per comuni. Per gli amici Irina. Esatto, poi per le pronunce, lo sapete, ci pensa quelle difficili, ci pensa Elvira, soprattutto russe, sì, turche, tutta roba queste cose un po' particolari. Ovviamente ricordate più tra i vari flirt per essere anche una delle tante ex di Cristiano Ronaldo, un altro personaggio che possiamo dire ha una personalità e un ego proprio facilissimo da gestire. Ebbene, come potete vedere anche dalla nostra grafica con questa foto paparazzata, anche un po' sgranata proprio per farvi capire il tenore di questo scoop, sono stati paparazzati insieme in un viaggio romantico, un po' lontani dai riflettori e quindi erano soli, penso che non ci siano dubbi. Non credo che ci siano dubbi, però ecco, i punti sono due: o si è finto durante un matrimonio o effettivamente questa storia tra Kim e Kenny era già finita da molto tempo, perché insomma voltare pagina dopo un matrimonio di così tanti anni e soprattutto con dei figli per me risulterebbe un po' difficile, invece a quanto pare loro riescono tranquillamente a gettarsi tra le braccia di qualcun altro senza poi guardarsi indietro, e devo dire che questo atteggiamento lo invidio un pochino. È vero, ma poi hanno una facilità a trovare dei compagni belli come vogliono loro, sì. Qui cioè, noi siamo in una difficoltà tremenda, sì. Invece loro in un mese, in una settimana hanno anche più opzioni come Kim Kardashian. Beh, Kim Kardashian è comunque un sex symbol, diciamolo, perché nonostante insomma alcune caratteristiche fisiche un po' esagerate, riesce anche a colpire tante persone. È divenuta il simbolo non soltanto per gli uomini della sensualità e della passione, ma anche per le donne. Infatti, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo visto anche all'Isola dei Famosi quante persone utilizzino le protesi non soltanto per il décolleté. E nel caso insomma di Kanye West, credo che forse questo rapporto con Irina, non so, lo vedo un po' difficilotto, però Irina pare che sia insomma attratta da questi personaggi un poco particolari e forse è l'unica che riesce a gestirli, perché insomma, e nel caso di Ronaldo l'hai detto prima, un ego smisurato, nel caso di Kanye West bipolarismo e che se ne dica, insomma c'è qualcosa che non va o in Irina o nelle persone di cui si circonda. Un po' la sindrome della croce rossina, sì. Così per fare anche un po' rima, sì. Anche perché già è insita secondo me nell'indole della donna che già nasce un po' mamma per prendersi cura non solo delle persone che stanno intorno ma anche appunto dei fidanzati, poi dei mariti, poi dei figli, poi sì, anche degli animali domestici, di qualsiasi cosa arrivi comunque in casa, quando poi effettivamente a volte ce la si va anche a cercare, diciamo così. Sì, credo che nel suo caso forse si tratta della volontà di creare, sai, una relazione che non sia statica, molto dinamica, forse le piace il rischio, il pericolo. Sì, anche perché tra non statica e tossica poi il confine è labile. È labile, labilissimo, però forse insomma fossi in lei farei un pochino più di attenzione magari, perché insomma vero è che tutte le sue storie non è che hanno avuto poi un lieto fine, forse si prende il meglio delle persone e poi li manda a pascolare come se fossero delle pecorelle, però questo suo modo di fare insomma sicuramente colpisce perché è particolare. Vai Irina, siamo tutte con te, mi raccomando. Intanto ricambiamo ancora argomento, fluttuiamo così tra l'amore ed anche le novità del mondo dello spettacolo, perché l'abbiamo detto, l'Isola dei Famosi finalmente è finita, non si parla ancora della prossima edizione perché si parla invece dell'edizione del Grande Fratello VIP. È stata confermata tra virgolette prima ospite Katia Ricciarelli, anche lei non le manda a dire, quindi sarà un'edizione molto infuocata, però è tempo di stilare anche un po' i bilanci di questa isola. I nostri già li abbiamo fatti, sì. Ebbene cara Elvira, i protagonisti ci hanno dato ragione, meno male, poiché è nata ed è cresciuta in questi giorni la consapevolezza che le loro scelte siano state completamente sbagliate. E questa è una cosa molto importante, perché al giorno d'oggi si fa fatica a dire in pubblico i propri errori, comunque a parlare dei propri errori commessi. Pensiamo ancor peggio ovviamente farlo in diretta televisiva e quindi ammettere di aver scelto un percorso televisivo completamente sbagliato,
forse anche sottovalutandolo. E infatti questo è il caso di Tommaso Zorzi e tra Lamborghini, che parlando della loro esperienza propria, effettivamente fare l'opinionista in primis è difficile. Non è come si pensa, no, che si può dire una cosa così a casaccio e a casa sono pronti con la standing ovation e l'applauso, ma questo dico in generale, come chiunque fa il nostro lavoro, sembra ovviamente semplice andare in televisione e parlare anche, ora ci vuole, di Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi, di cose futili piuttosto che di notizie alla portata di tutti, però comunque dietro ha un lavoro da non sottovalutare, l'hanno capito anche Tommaso e Elettra, e soprattutto entrambi hanno dichiarato che le tempistiche sono state completamente sbagliate, poiché lo stesso Zorzi era uscito praticamente da 10 giorni dalla casa del Grande Fratello, il 1° marzo se non erro, e il 15 già è iniziato questa avventura con l'Isola dei Famosi. La stessa Elettra Lamborghini era appena guarita dal Covid, quindi fisicamente e psicologicamente era molto provata, era giù di tono e quindi ha sbagliato ad accettare questo ruolo, quindi c'è stata una grande ammissione di colpe da parte di entrambi. Sì, l'abbiamo detto che insomma cavalcare l'onda quando è alta può essere comunque un rischio, perché se non si è mai svolto un ruolo simile è anche difficile poi immedesimarsi in delle situazioni. Nel caso dell'Isola dei Famosi, mantenere alto il tenore, soprattutto con un cast di isolani che poi era un disastro, sono state anche un pochino sfortunati, perché forse avendo davanti a sé un cast un po' più particolare, in cui c'erano delle dinamiche un po' diverse, forse risultava anche più semplice. Fatto sta che comunque Tommaso Zorzi ha fatto dei commentucci che erano anche un po' banali, mentre Elettra Lamborghini insomma ha portato il suo modo di fare senza però dare un contributo essenziale. Forse l'unica certezza è stata Eva Zanicchi, che dall'alto della sua esperienza conosce le dinamiche televisive e quindi sa anche cosa dire e cosa non dire. Infatti proprio Tommaso Zorzi ha detto la stessa identica cosa, che ovviamente Eva Zanicchi conosceva bene le dinamiche e da sempre nel mondo dello spettacolo e della televisione, quindi ha veramente svolto un grande lavoro, mentre lui ha avuto difficoltà perché ovviamente un opinionista non parla sempre durante un programma, ma quando interpellato in casi particolari, e ovviamente molto spesso non sapeva cosa dire in quel particolare momento, quindi si è bruciato l'intervento dicendo magari cose più banali. Elettra Lamborghini invece al contempo ovviamente ha fatto anche lei complimenti a Ilari, alla stessa Eva Zanicchi, alla rete, all'emittente che gli ha dato fiducia, ma ha anche svelato una cosa, che in realtà in passato, qualche anno fa, era innamorata di Awed. Io continuo a non capire cosa ci trovino in questo ragazzo, oltre la simpatia, che è vero, una cosa importante, al giorno d'oggi è rara da trovare, però io continuo a non capire. Ah, più che altro, se non fosse stato per l'isola, nessuno sapeva chi era Awed, però forse solo Elettra Lamborghini, insomma, riesce a trovare, sai, quel dettaglio che la fa impazzire. Diciamo che forse a livello fisico, estetico, assomiglia un po' ad Afrojack, se non fosse poi per insomma, le differenze di altezza. Però insomma, da questo punto di vista ha stupito un po' questa affermazione, perché sono insomma delle caratteristiche che non mi aspetto che Elettra Lamborghini noti, però insomma può essere una notizia shock se vista da questo punto di vista. Eh sì, le ha raccontato proprio un aneddoto particolare, lo seguiva sempre sui social, quasi innamorata, stalker, ovviamente un amore platonico. Lui è andato anche a un suo concerto, ma era con la fidanzata, l'ex fidanzata Ludovica, e la ricorda anche Elettra con questi lunghi capelli rossi. Anche lei nel frattempo si era fidanzata appunto con Afrojack, quindi questo amore non si è concretizzato, non si è potuto, ovviamente non ha potuto andare avanti, però non si sentiva, non era proprio una simpatia, diciamo così. Fatto sta che la stessa Elettra ha detto che per ora il mondo della televisione è accantonato, quindi continuerà a far musica, lei è la musica che vuole portare avanti, mentre Tommy Zorzi ancora non ha trovato il suo posto nel mondo.
Sì, ha trovato un compagno, ma ancora deve capire cosa fare della sua vita e credo che sarà una semplice meteora in questo momento, perché insomma forse avrebbe dovuto fare una scelta un po' diversa, perché conoscere le dinamiche di un reality è diverso dal conoscere invece le dinamiche della televisione. Fatto sta che insomma questo errore spero che non lo paghi caro e amaro, ma che si prenda anche un po' di tempo per sé, perché i riflettori adesso sono ancora puntati su di lui, quindi potrebbe anche fare un altro passo falso e poi bruciarsi definitivamente la carriera. È vero, vedremo cosa sceglierà di fare, attenzioneremo anche la sua storia d'amore dei Tommy al quadrato, poiché ancora non c'è stata un'ufficialità, ci sono varie foto paparazzate, però indizi ovviamente ci sono, aspettiamo le prime foto ufficiali anche perché noi siamo curiose. Eh sì, anche qualche stories che è stata insomma pubblicata su Instagram ci ha fatto vedere come in realtà siano poi molto complici. Molto molto carini, è vero. Intanto noi siamo in chiusura, quindi vi diamo appuntamento a domani. Come sempre, grazie Elvira. Grazie a te Alessia. A voi, buon pomeriggio, buona serata in compagnia ovviamente di Teleprima. E a domani.